neanche qualche goccia di pioggia riesce a fermare l'entusiasmo e la voglia di questi bikers di prendere via alla prima edizione del Gran Premio Sunrise siamo effettivamente a Fosso Ghiaia all'interno del parco del primo maggio sono più di 250 gli iscritti in questa giornata 30 sono invece i ciclocrossisti e 20 i bambini che si daranno proprio battaglia in questo pomeriggio questo sabato pomeriggio che vede come vedete alle mie spalle tantissimi partecipanti, come detto 250 tra questi anche tanti nomi noti nel mondo del ciclismo su strada, da Giampaolo Mondini ad Alan Marangoni, tutte persone davvero importanti che in questo sabato pomeriggio 5 di novembre 2016 danno vita al primo Gran Premio Sunrise organizzato dalla Sambi Personal Bike. Iniziamo ovviamente dalle più importanti, come ti chiami? Yolanda. Quanti anni hai? Sette. Oggi sei pronta per andare in MTB? Sì. E farai tutto il percorso? Sì. Chi ti accompagna Yolanda? Mia mamma. Passiamo poi ad un'altra rappresentante della categoria femminile. Ciao, tu sei? Vittoria Reati. Età? 20 anni. Quindi oggi a dar battaglia con gli adulti. Sì. Come ti senti Vittoria? Bene dai, sto bene. Sei ormai una specialista dell'MTB, quindi ci aspettiamo grandi risultati da te. Sì, ci, pro ci proverò. Sei tenuta estiva anche se la giornata non è estivissima? Non hai freddo? No, non ho freddo Ma caldo dal, dallo sport, hai già testato il, il percorso? Hai già provato? Sì, una volta l'ho provato Com'è? Bello, bello dritto, si, si va Siamo abbastanza tesi, speriamo che il percorso non sia troppo bagnato Però dai, non l'ho provato, vedremo Compagno di squadra è uomo da battere, quindi come ti chiami? De Lorenzo Enrico Sei veramente l'uomo da battere? No Boh, vediamo dopo, vediamo alla fine. Non essere permaloso, non essere timido, lasciati andare e dici se questo percorso l'hai già provato. Sì, l'ho già provato. Sensazione di oggi? Sensazione di oggi è buona, speriamo che non faccia troppa acqua e speriamo di vincere. Quali sono le sensazioni di oggi? Ma la gara è molto bella, il percorso è già provato, sicuramente è una gara molto tecnica, speriamo di rimanere davanti per giocarsela alla fine. Siete gli uomini di casa, portate la casacca ovviamente con lo stema della Sambi team. La domanda è: siete già tutti in griglia o qualcuno è ancora in giro prima della partenza? Ma qualcuno forse ancora in giro, però l'ideale sarebbe stare qui davanti, perché se parti dietro. È finita. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Ci pensiamo anche quest'altro anno dopo. <ride> Quali sono le vostre sensazioni di oggi? Ovviamente non solo personali ma del team. Un'ottima giornata, gara organizzata benissimo e tutti quanti sicuramente ci divertiremo. Passione infinita e neanche due gocce d'acqua ti fermano per questa gara di ciclocross. No, le gocce d'acqua tanto adesso smettono che andiamo sotto gli alberi. Molto bene, quindi il percorso l'hai già provato? Il percorso l'ho trovato, è molto bello, ci sono tante foglie, si scivola tantissimo, ci sono tante radici e tanto fango Quindi che cosa vuoi augurare ai tuoi avversari amici? Che cadano ma senza farsi male Dove si nascondono le insidie di questo percorso? Sicuramente nelle curve perché sarà molto scivoloso e più si sarà in tanti quindi bisogna stare un po' attenti Un sabato all'ora di pranzo molto alternativo ovviamente con Sambi Team in questa Sunrise, primo trofeo Sunrise, com'è l'animo? L'animo è sempre quello di tutti gli altri anni, però diciamo che quest'anno le aspettative sono un po' più toste, nel senso ci dovrebbe essere molta più gente, speriamo. Previsioni quindi per le persone presenti oggi? Non lo so perché il tempo purtroppo è quello che è, mentre l'anno scorso era una bellissima giornata, la gente qualcuno senz'altro avrà rinunciato, quindi speriamo bene. Mauro Migliorelli, quindi anche socio fondatore del Sanbi Team, questa iniziativa legata proprio a questa escursione Gran Fondo in MTB. Sì, è partita come un gioco, è diventata una cosa abbastanza seria e visto l'adesione della, della gente diciamo che anche a livello di società siamo diventati abbastanza grossi, insomma abbastanza numerosi e ci teniamo. Ospite speciale al primo Gran Premio Sunrise, Gianpaolo Mondini ovviamente ospite in qualità di professionista, si passa dalla strada all'MTB, com'è la sensazione oggi? Beh, intanto ho smesso di correre tanti, tanti anni fa, quindi ormai la vi, so come viverla, nel senso che comunque mi piace divertirmi andare in bici, qualsiasi tipo di bici, e quindi oggi ci divertiamo con la mountain bike. Eh, Cristian Sambi è stato mio compagno di squadra da dilettanti, siamo sempre stati amici, quindi e oggi tra l'altro sarà anche l'uomo da battere, quindi ci divertiremo. Siamo sicurissimi che Cristian Sambi oggi sia in bicicletta o sarà più che altro a guardarvi a dettare le fila di questa gara? Conoscendolo sarà in bicicletta. Sarà anche un osso duro, sicuramente. Ci sono altri ossi duri da battere oggi, ma non soltanto a livello agonistico, molti di questi invece arrivano a scopo ludico, quindi quello che arriverà dopo la gara. Sì, dopo sarà più, più, più bello per tutti sicuramente. Poi credo che lo spirito della mountain bike sia proprio quello di eh, meno agonistico, più, più proprio per divertirsi, come, come ritrovarsi, e quindi sarà divertirsi dopo. Giorgio Lubrano, vicepresidente del team Sparro, anche voi organizzatori ovviamente di gare in MTV e anche voi facenti parte del trofeo delle Pinete. In questo sabato pomeriggio, ultima tappa per questo trofeo, quali sono le sensazioni? Siamo stanchissimo, ancora prima di cominciare. Dopo la gara di martedì questa sarà un'altra bastonata, sicuramente. Lei è non soltanto un organizzatore, ma anche uno dei papabili vincitori, almeno questa detta dei tanti. Conferma? Ci proviamo, faremo del nostro meglio, intanto sono primi in classifica della mia categoria. L'importante è arrivare in fondo oggi, è già qualcosa. 40 chilometri, gli ultimi per questa stagione o ce ne saranno altri da percorrere? No, queste, ogni settimana ce n'è uno, è importantissimo. Specialissimo ospite d'onore Alan Marangoni presenta la prima edizione del Gran Premio Sunrise organizzato dalla Sambi Personal Bike Oggi senza bicicletta Alan? Sì oggi senza bici perché sono stato poco bene nei giorni scorsi quindi oggi ho preferito venire qua a fare un saluto poi Visto anche il tempo mi è andata bene diciamo, comunque c'è tanta partecipazione e penso che sarà comunque una giornata di divertimento Diciamo che oggi te la prendi un po' di pausa, un po' di relax, però gli allenamenti continuano. No, a dire la verità, io ho staccato da due settimane. Ho fatto l'ultima gara in Giappone il 23 ottobre, quindi mi sono preso due settimane di riposo e di relax quindi so, inizierò nei prossimi giorni, oggi sarebbe stato anche un bel fuori giri <ride> non, non da poco quindi l'avrei fatto proprio per, per amicizia con Eliseo, con gli organizzatori, con Sambi Neanche due gocce d'acqua ti fermano da andare nella, in mountain bike e quindi passare questo sabato pomeriggio ovviamente finendo la carriera da professionista e dandosi all'MTV. Ma sì dai, ci divertiamo un po' sotto l'acqua poi a me queste temperature qua vanno da dio anzi anche un po' bello caldo per me quindi va benissimo. dai. Una giornata un po' diversa quindi dalla strada all'MTB si passa ai sentieri? Sì dai ci proviamo, non c'è molta tecnica però mi diverto un po' così adesso, mi piace differenziare. Alessandro dobbiamo tenerti d'occhio, l'anno prossimo ti vediamo in MTB a dare battaglia qui sulle nostre strade? Non si sa mai, è possibile. Ma ragazzi, state attenti qui. Ma sì, dai, vediamo, vediamo. È, una, è una, una cosa che sto valutando. Non ci ferma ovviamente due gocce d'acqua, non saranno queste a bloccarci in questa giornata in MTB. Matteo? No, a bloccarci no, però il divertimento un po' lo smorza. Però va bene così, dai, sono tanti ragazzi qua per questa manifestazione. Fa piacere venire a, qua da Cristian Sambi perché tutti gli anni mi invita e anche con la pioggia facciamo il nostro dovere. Anche se siamo in pausa, quindi il periodo è invernale quello delle ferie, se sì, così si possono chiamare, ti stai già allenando? Sì, sì, ho già iniziato questa settimana e la prossima inizierò definitivamente con gli allenamenti, poi ho un ritiro già fra due settimane. Avrò un già il ritiro a dicembre, quindi la stagione è già iniziata, lo stop è stato brevissimo. Primo in coppia, se così possiamo dire, in questo Gran Premio Sunrise, Tiziano Carraro, com'è andata? Sì, è stata una gara molto veloce. E ho provato varie volte a, arrivare, a cercare di arrivare da solo. E dopo quando mancavano tipo 7 km all'arrivo ho sferrato l'ultimo attacco e siamo arrivati insieme a Manuel Piva e dopo siamo arrivati all'arrivo a braccia al insieme. Chi dei due quindi porterà a casa la prima posizione di oggi? Ma la prima posizione di oggi la merita Manuel perché giustamente io essendo categoria elite faccio classifica a parte quindi abbiamo deciso così è giusto così, è giusto che Manuel abbia vinto oggi. A conti fatti, a gara terminata anche se un po' umida però possiamo dire Christian Sambi titolare di Sambi Bike e del Sambi Personal Shop ovviamente che è stato un grande successo. Oh, eh, secondo me è stato sempre un successo in ogni, in ogni modo, anche se la stagione non è stata dalla nostra. E, eh, il tempo è stato clemente stamattina, ci ha permesso di allestire e preparare tutto. E nel pomeriggio è venuto giù qualche goccia, però eh, gli amici sono venuti, la festa si è fatta. Eh, eh, I numeri non sono tutto nella vita: quello che conta è fare un prodotto di qualità. Secondo me, e secondo me qua ci riusciamo tutti gli anni. Ho dei magnifici ragazzi che mi danno una mano, a parte amici del team, anche amici fuori dal team, senza di loro non sarebbe possibile tutto questo. Io sono solo il coordinatore e la punta di questa bellissima famiglia. Il Sambi Team, come detto, ha organizzato questo primo Gran Premio Sunrise. Sono partiti tutti colorati di rosa, se vogliamo, nel colore della pelle e sono tornati invece tutti di un altro colore. Neri o comunque il colore della sabbia qua è abbastanza scuro. Eh sì, è stata, è stata bagnata in pineta, c'è meno, meno fango che altrove. Sicuramente la gara si farà sempre in qualsiasi condizione climatica. Il bello della nostra gara qua, fatta in un periodo così rischioso, è questo qui, che ci dà comunque la garanzia di fare una manifestazione e farla riuscire discretamente bene.